L'Italia è un territorio fondamentale per le imprese di origine familiare. Molte sono ancora gestite dalla famiglia del fondatore. La settimana della cultura d'impresa va avanti da 19 anni, l'anno prossimo si faranno 20 anni ed è una settimana un po' più lunga di una settimana perché nel corso del tempo abbiamo scoperto che erano moltissimi gli argomenti di cui parlare. A che serve? In un paese, l'Italia, in cui l'attenzione per le imprese molto spesso o è bassa o è ostile. E si preferisce la cultura del posto fisso alla cultura dell'intraprendenza, insistere sui valori dell'impresa ci sembra sia non soltanto una scelta economica, ma una scelta culturale e civile. Di che si parla? Delle imprese, della loro trasformazione, del ruolo delle imprese come soggetti protagonisti dei meccanismi di sviluppo sostenibile, che è un'acquisizione recente, ma che per fortuna trova in profonda sintonia gran parte delle imprese italiane. Sostenibili vuol dire sostenibili ambientalmente e socialmente. Potremmo anche dirla così. L'impresa è un motore di crescita economica, di lavoro, di benessere diffuso. C'è un modo di dire, soprattutto in tempi di crisi, in questa impresa siamo tutti una famiglia. È vero. Soltanto ad ammettere che le famiglie siano i luoghi più conflittuali che è possibile vivere. Per un'impresa il conflitto è fondamentale, perché il conflitto è stimolo all'innovazione, stimola alla trasformazione, è messa in discussione gli equilibri. Un'impresa è un mondo in movimento. Ecco, potremmo anche dirla così, la settimana della cultura d'impresa racconta le imprese in movimento, sino alla metamorfosi. Si nasce in un modo, si cresce in un altro, si diventa in un terzo modo ancora. Ed è una dimensione fondamentale proprio in un momento come questo in cui l'incrocio fra la pandemia da Covid-19 e la recessione impongono a tutti un profondo ripensamento del nostro modo di lavorare, di produrre, di commerciare, di consumare, di smaltire. C'è un cambio di paradigma in corso in cui diventano fondamentali quelli che si chiamano in gergo tecnico gli stakeholders value. Non più gli stakeholders value, e cioè profitto e corsi di borsa, importantissimi per un'impresa, ma non sufficienti ad assicurare futuro, quanto tutto quello che ha a che fare con i diritti e i valori della comunità di riferimento di un'impresa, i lavoratori, i consumatori, i dipendenti, i fornitori, le comunità ampie, le famiglie e l'impresa. L'Italia è un territorio fondamentale per le imprese di origine familiare. Molte sono ancora gestite dalla famiglia del fondatore. E credo che questo sia, nonostante tutto, ed è un nonostante pieno di controindicazioni, un valore molto forte. Perché la famiglia assicura quello che per un'impresa, soprattutto per un'impresa industriale o per un'impresa di servizi diffusi, un valore importante. L'impresa vive nel tempo, ha bisogno di tempo lungo. Noi abbiamo vissuto e pagato altamente i costi della finanza rapace, la finanza d'assalto, la speculazione finanziaria, fare mezzo per mezzo di soldi, nei momenti in cui si cominciava a ragionare con l'apertura delle borse asiatiche e si finiva con la chiusura delle borse americane, tutto nell'arco strettissimo di 24 ore. Ecco, questa idea dell'economia subalterna alla finanza speculativa ha determinato la grande crisi del 2008. Lì è cominciato un ripensamento generale del paradigma. La finanza, soprattutto la finanza speculativa, non la finanza d'impresa, ha il fiato corto. Le famiglie imprenditoriali hanno il fiato lungo, hanno memoria, rispetto di quello che l'impresa ha fatto nel corso del tempo e sguardo lungo sul futuro. Potremmo dire che per l'impresa vale un'espressione molto bella che potremmo definire come l'avvenire della memoria. Se la memoria ha un futuro. Ecco, noi donne e uomini d'impresa, associazioni come Musa Impresa, sono convinti che il futuro dell'impresa sia una delle condizioni fondamentali non soltanto per costruire ricchezza, ma anche per assicurare quel tessuto di relazioni civili, quel tessuto di inclusione sociale di cui l'impresa è un soggetto fondamentale.
Famiglia e impresa, un binomio che è sempre stato al centro della riflessione storica, economica e politica e che nelle varie epoche e nei vari paesi è stato a volte criticato, a volte ritenuto invece molto positivo per lo sviluppo economico di un territorio e per il permanere di alcune peculiarità legate proprio alla cultura d'impresa. Partiamo da un caso molto importante per la storia economica e sociale di Milano e dell'Italia intera, Rinascente, che dal 1865 rappresenta e tiene vivo sul territorio l'esempio di una grande distribuzione di altissima qualità che per oltre 150 anni è stata gestita da una serie di famiglie di grande importanza sia a livello sociale che culturale, che ne hanno tenuto le redini e che hanno portato questo modello ad essere non solo competitivo, ma un esempio per la grande distribuzione a livello mondiale. Stiamo parlando dei Bocconi, dei Borletti, dei Brustio, degli Agnelli, fino ad arrivare oggi a una famiglia del Far East, la famiglia Ciratibat, che ha dimostrato una grande intelligenza e una grande capacità e responsabilità nell'investire a livello italiano su Rinascente, legandola anche ad altri importanti grandi magazzini del centro e del nord dell'Europa, KDW in Germania, Illum a Copenaghen, Globus in Svizzera, che rappresenteranno negli anni a venire un asse che porterà la grande distribuzione a diventare un vero e proprio museo della moda e del design nelle più importanti città italiane ed europee. A discutere di questo tema, famiglia e impresa, abbiamo chiamato importanti storici economici, designer, archivisti, studiosi, politici, che ci diranno se questo binomio, se questo stretto legame tra la famiglia e la cultura d'impresa non solo ha un'importanza per la tutela della memoria e del passato, ma ha al suo interno le ricette per sostenere e per vincere le sfide della globalizzazione. Come ha detto Piero Bassetti, l'economia del XXI secolo si svolgerà tra due assi principali e fondamentali, il globale e il locale. Non dobbiamo avere paura della globalizzazione, proprio perché c'è una cultura d'impresa fondamentalmente strettamente legata al territorio, che proprio le grandi famiglie delle imprese italiane, ma anche le famiglie degli artigiani della piccola e media produzione e distribuzione terranno vive e porteranno in questo modo l'insegnamento di una cultura d'impresa manifatturiera e imprenditoriale che dal Rinascimento riuscirà a portare l'Italia e il Made in Italy nel mondo del XXI secolo. Queste istituzioni sono state di proprietà di famiglie, dall'865, quando i Bocconi hanno aperto il primo negozio, fino al 17, quando poi Borletti è entrato, poi la Fiat nel 72 con gli Agnelli, e poi adesso nel 2011 con i Ciratibat, che nonostante siano, come dici bene tu, thailandesi, hanno questi valori, hanno questa visione a lungo termine, coltivano la loro famiglia come coltivano i loro business, e di questo il grande magazzino ha bisogno, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Non è un business passeggero, è un business permanente. Questa presenza proprio nella città del palazzo di Rinascente, in questo caso di KDW a Berlino o di Globus a Zurigo, è una presenza costante. Tu nasci e il grande magazzino è là, Rinascente c'è. Vivi, Rinascente c'è, è un posto sicuro. Incontri gente, dove ci troviamo? Ci troviamo a Rinascente. Ho un attimo di tempo, cosa faccio? Faccio un giro a Rinascente. Ho questa sicurezza della presenza del grande magazzino, aperto a qualsiasi ora, che mi ospita
che mi assiste, se vuoi, che mi dice sempre benvenuto. Ma il grande magazzino è una presenza comune in ogni città del mondo occidentale, se vuoi. E ogni magazzino ha la sua, è dedicato alla città, è proprio della città. Infatti io dico sempre che i veri proprietari del grande magazzino non sono gli azionisti, ma sono i cittadini, sono quelli che lo usano tutti i giorni, che ci vanno a fare il giro tutti i giorni, che ci incontrano tutti i giorni là dentro. E questo è molto importante, perché alla fine il grande magazzino è proprio l'espressione della cultura, se vuoi, del lifestyle della città. È giusto avere una bellissima beer hall, accadeva in Germania, perché è proprio l'espressione del lifestyle tedesco. Forse da noi, che ne so io, un wine bar piemontese potrebbe essere l'espressione del grande magazzino di Torino. A Milano chiaramente il design supermarket è l'espressione del design a Milano, come un'unicità per questa città. E non c'è posto migliore del grande magazzino per esprimere questa unicità e questa differenziazione. A dispetto di una visione economica prevalente, l'impresa familiare non è sicuramente un anacronismo e tantomeno una forma organizzativa minore rispetto al capitalismo manageriale di minor successo. Storicamente e anche in epoca più recente, l'impresa familiare è una forma organizzativa dominante in gran parte dei paesi occidentali, tranne che parte nella Gran Bretagna e soprattutto negli Stati Uniti. L'impresa familiare ha accompagnato la crescita del capitalismo e anche la progressiva articolazione di forme sempre più complesse di attività economica, sia in campo commerciale che poi industriale. Di fatto pesa sulla capacità economica dell'impresa familiare il giudizio, nell'elaborazione storiografica, che il più importante storico di business history, Alfred Chandler, ha realizzato qualche decennio fa, ma nel corso di tutta la sua carriera, cioè vale a dire che essa corrisponde a un momento evolutivo di passaggio di organizzazione degli affari e quindi per un salto dimensionale l'organizzazione familiare si dimostra insufficiente e incapace soprattutto di realizzare quelle efficienze, quelle performance straordinarie che invece il capitalismo manageriale americano realizza. Questa è ovviamente una proiezione sul passato della forma con cui Chandler, quando incomincia a studiare, quando si confronta insomma con la sua realtà, è assolutamente prevalente. Oggi l'impresa familiare nell'Europa occidentale è assolutamente prevalente, anche nelle realtà anglosassoni, Walmart, Ford, Motorola, per restare negli Stati Uniti, in Germania la BMW, in Italia le conosciamo, la Luxottica, la Fiat, Benetton, sono imprese familiari. Certo, sono imprese familiari che hanno evoluto la loro forma, la loro organizzazione, sono imprese in cui oramai c'è stata una forte apertura a esternalizzazione della gestione, quindi sono imprese familiari aperte, in grado di recepire al meglio le strategie funzionali che una governance attrezzata, informata, è in grado di realizzare. In effetti uno dei più grandi problemi con cui le imprese familiari storicamente si sono confrontate è quella che viene comunemente chiamato la famosa sindrome di Buddenbrock, cioè vale a dire che David Landes la situa alla terza generazione. Di fatto invece il romanzo di Thomas Mann incomincia a parlare di questa desistenza rispetto agli affari alla quinta generazione, no? È Anno che è innamorato di una visione della vita più attenta agli aspetti bucolici, meno spinto invece a l'atteggiamento aggressivo, motivazionale, se vogliamo in parte ascetico e puritano dei suoi antecedenti. Ecco, questa sindrome di Buddenbrock di fatto non agisce granché, ma in molti casi è stata proprio superata grazie al fatto della cessione della proprietà. Rispetto al capitalismo manageriale, dove gli amministratori hanno un obiettivo di breve termine per realizzare profitti
in maniera abbastanza rapida, soprattutto per quindi dare buone prestazioni e per evitare le scalate avverse. Le imprese familiari, per propria natura, invece hanno un obiettivo, potremmo dire, dinastico, intergenerazionale, che da un lato è sicuramente una forma che consente di avere un orizzonte di lungo periodo. Le imprese familiari sono per definizione più pazienti, no? Perché non vedono una scadenza, non vedono il profitto come unico elemento di governo e soprattutto di motivazione della propria esistenza. Dall'altro però questa diciamo apertura sul lungo periodo consente alle imprese, proprio gestite dalle famiglie, di interiorizzare quelli che sono, diciamo, i valori evolutivi della propria storia, i valori anche diciamo fondamentali del proprio successo, no? L'attenzione per il benessere delle generazioni future, no? Che spesso anche qui è un po' ambivalente rispetto alla ricerca del profitto immediato. Ecco, questa attenzione per le generazioni future fa parte di un processo dinamico in cui c'è una sorta anche di riconoscenza nel confronto delle generazioni che hanno costruito la parte fondativa dell'impresa. Quindi questa attenzione storica porta molto spesso queste imprese a identificarsi con un particolare ramo aziendale, con particolare iniziativa imprenditoriale, facendo, no, del proprio brand, dei propri prodotti, quasi una rappresentazione della propria reputazione, quindi la difesa del marchio, la difesa della qualità, perché non c'è quella spersonalizzazione che viene quando la proprietà perde il controllo. Comunque la famiglia in qualche modo è sempre responsabile del destino economico, è responsabile anche socialmente dell'impresa. L'imprenditore, diciamo, è sempre comunque colui che ha una forma di responsabilità sociale nei confronti dei destini dell'impresa. Questo fa il paio anche con un certo atteggiamento paternalistico che storicamente si è riscontrato, ma sicuramente queste imprese sono quelle che sul lungo periodo, anche quando fanno nuove acquisizioni, riescono meglio a valorizzare, no? Il valore culturale dell'impresa, il valore non solamente economico, proprio perché c'è una forma di ritorno, riconoscenza, che invece in una proprietà, tra virgolette, diffusa, no? Nelle public company non c'è, perché anche se c'è una forte identificazione magari col marchio, dietro il marchio però non è più identificabile un ramo e una persona. La storia d'impresa degli anni passati, quella della fine degli anni Ottanta, era basata su una ricerca negli archivi d'impresa di quelle carte più tradizionali, che erano i documenti dei consigli di amministrazione, i documenti del personale, i documenti della contabilità. Negli anni l'approccio agli archivi d'impresa è cambiato profondamente, soprattutto alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000. Perché? Perché le imprese hanno posto un focus fondamentale sui loro archivi di prodotto. Al Centro per la Cultura d'Impresa viene coniato il termine archivio del prodotto. Non era mai stato considerato prima nella comunità, né degli storici né degli archivisti, una forma di questo tipo, cioè dare fondamentale importanza a quello che veniva prodotto negli archivi d'impresa. Quindi a quel punto l'archivio ha preso una valenza completamente diversa, quella che è diventata l'identità di un'impresa. Gli storici e gli archivisti hanno finalmente dialogato con le imprese perché davano valore a quello che era l'attività produttiva. Dall'archivio del prodotto quindi si passa a una forma di valorizzazione che porta a comunicare all'esterno dell'archivio l'identità di un'impresa. A questo punto l'archivio non è più un peso, l'archivio non è più l'obbligo giuridico che ha un'impresa di dover conservare determinati documenti in termini di amministrazione, fisco, contabilità, ma diventa il motore per comunicare all'esterno l'identità. E allora nascono
in parallelo agli archivi di impresa, perché pescano all'interno dell'archivio del prodotto i musei di impresa. I musei di impresa sono una valorizzazione estetica, in termini un po' riduttivi, però per rendere conto di quanto in un museo di impresa si possa ricavare prendendo dall'archivio del prodotto. Un museo di impresa è la valorizzazione estetica dell'archivio di un'impresa. Rappresenta la valorizzazione del prodotto che l'impresa quotidianamente produce o rispetto al quale offre un servizio. Il concetto di famiglia è così profondamente radicato in Rinascente da permearne tutta la cultura aziendale e da comprendere non soltanto la dirigenza e il personale, ma la clientela tutta. Nel 1920, nel suo editoriale, il direttore Demetrio Alati scriveva: «Otto filiali in continuo divenire portano dall'uno all'altro capo d'Italia il nome della Rinascente, segnacolo di lavoro, di fede, di volontà». E queste otto filiali, è da notare lo stesso origine della parola filiale che ci rimanda a un rapporto filiale, rappresentano otto grandi famiglie. Queste otto famiglie non debbono vivere a se stesse, debbono sentire su di loro l'affetto vigile degli organi direttivi dell'azienda. Quanto descritto emerge con grande forza dal portale Rinascente Archives, sia a livello di testimonianza, e voglio ricordare in particolare la rivista aziendale che negli anni 30 si chiama proprio La Famiglia Rinascente UPIM, sia per quanto riguarda la sua stessa natura di portale degli archivi, dove si raccolgono non solo il lascito di chi ha amministrato e di chi ha lavorato nell'azienda, ma di tutti coloro che vi hanno vissuto un'esperienza e che con grande generosità ci inviano la loro testimonianza. Allora, Rinascente è un'azienda viva, è presente sul territorio da oltre 150 anni, con i primi magazzini dei fratelli Bocconi, e poi abbiamo superato ormai 100 anni del nome vero e proprio Rinascente, che fu dato nel 17 da D'Annunzio. Effettivamente Rinascente è sempre stata posseduta quindi da famiglie, quindi abbiamo iniziato appunto con i Bocconi, poi passò ai Borletti, poi Brustio, poi gli Agnelli, poi ci fu un piccolo interregno con una cordata, ma sempre con un membro della famiglia Borletti presente, e per arrivare ai giorni nostri nel 2011 con l'acquisizione importantissima della famiglia Ciratiwat. In questa storia la famiglia Ciratiwat è stata l'unica non italiana, ma forse per il suo comportamento si è rivelata probabilmente la più italiana di tutte da un certo punto di vista, perché non solo ha confermato gli investimenti che aveva trovato deliberati quando comprò l'azienda, ma anzi li ha addirittura accelerati. Questa tradizione familiare è stata importantissima perché è stata una coniugazione tra una proprietà familiare, però anche un management che potesse agire appunto da manager all'interno dell'azienda. Quindi questa probabilmente è stata una delle chiavi di successo di Rinascente, perché è un'azienda che è storica, che ha fatto sempre dei grandissimi risultati, che è sempre stata un po' leader in Italia dell'innovazione, però pur preservando la sua tradizione. Quindi credo che questo succedersi di famiglie ha avuto il merito di salvaguardare un DNA che è assolutamente riconoscibile da Bocconi a oggi, ma nello stesso tempo proprio dentro questo DNA c'era l'altra parolina magica, che era quella dell'innovazione, che è sempre stata una delle chiavi di successo di Rinascente. Innovazione che vuol dire usare dei designer, che vuol dire porre un'attenzione spasmodica alla bellezza dei punti vendita e dei propri piani, che è l'atteggiamento di fare dei negozi non tutti uguali, ma con dei piani completamente diversi uno dall'altro. Quindi tutto questo atteggiamento e anche questo circondarsi dei migliori designer, dei migliori brand, dei brand emergenti, è assolutamente un DNA che noi possiamo riconoscere tranquillamente fino ad oggi. Succintamente, questa storia nasce in una impresa di servizi, la Rinascente, la quale fino agli anni 60, per decenni, ha avuto come consulente Giaponti. E la Rinascente, diciamo, e prima ancora della Rinascente, l'Olivetti, ma diciamo contemporaneamente,
e sono di fatto le due grandi imprese fondative del design italiano. Qual era la caratteristica di queste imprese? Era quella che il management, l'idea della creazione dell'industria, che comunque era legata a processi innovativi dal punto di vista tecnologico da una parte e di servizi dall'altra, comunque dovevano appunto rispondere all'idea del profitto, ma era un tipo di profitto costruito su un'attività imprenditoriale e culturale. E queste due attività funzionavano, come dire, in osmosi reciproca. Quindi, parlando della Rinascente, che è proprio il referente anche dal punto di vista della formazione di generazioni di creativi, sia nel product design, sia nel fashion design, sia nella comunicazione che nella grafica, ecco, la Rinascente, per un'idea di Gio Ponti e di Rosselli, nel 1954 istituisce il premio Compasso d'Oro, che poi passerà nel 1959 all'ADI, associazione promossa dalla Rinascente, da Gio Ponti, eccetera, nata nel 1956. Il Compasso d'Oro nasce come un premio dettato dalle necessità di allora, quindi non era un'astrazione, in quanto la Rinascente, questo me lo raccontò Cesare Brusti al suo tempo, la Rinascente aveva problemi a quei tempi a trovare delle merci di grande qualità sul territorio nazionale, e quindi si decise di promuovere questo premio, che era un premio sostanzioso perché il compasso era d'oro massiccio e in più c'era un premio in denaro importante, per far sì che le piccole e medie imprese prendessero coraggio a, come dire, introdurre il design come nuova visione nella produzione e nell'adozione ovviamente dei professionisti, i designer, come progettisti. Quindi uscire da quell'idea di artigianato storico per entrare in una dimensione, diciamo, più contemporanea, legata alla modernità, no? degli anni. Ecco, questo aspetto a me sembra rilevante oggi, perché oggi assistiamo invece a un'operazione molto, molto diversa, che spesso le imprese vengono acquisite per ragioni d'ordine finanziario, vengono potenziate, giustamente viene perseguito anche il profitto, perché questa è la funzione delle imprese e degli imprenditori, ma viene spesso dimenticata la dimensione culturale delle imprese, e questo è grave perché l'impresa, essendo parte protagonista del tessuto sociale, se promuove anche una dimensione culturale, beh, questa poi entra nel tessuto sociale stesso. Ma se non lo fa, la cultura viene vissuta come un momento alienante, lontano dall'impresa. E questo è quello che sta avvenendo purtroppo. Lo vediamo in tantissime manifestazioni di oggi. Quindi mi preme sottolineare questo aspetto, perché poi quest'idea dell'imprenditoria gestita dalle grandi famiglie di un tempo, che è stata criticatissima, eccetera, beh, in realtà però permetteva i tempi lunghi della crescita, della nascita, del perseguimento anche di obiettivi culturali precisi. Ora, dietro a questa operazione ai tempi di Rinascente c'era anche un altro intento fondamentale, che era l'internazionalizzazione, e il premio aveva proprio una sezione internazionale dove, a memoria, nella seconda edizione venne dato un compasso a Marcel Breuer, allievo e poi docente del Bauhaus, e
questa propensione all'internazionalizzazione è stata fondamentale per il nostro mondo. Se noi oggi possiamo vantare dei primati, ad esempio nel mondo della moda, ma anche nel mondo del design e dell'arredamento, dove esportiamo gran parte della nostra produzione, è grazie alla visione lunga di queste famiglie, dei personaggi di queste famiglie che si gestivano appunto con i tempi che non sono quelli della finanza di oggi. Questa storia della famiglia, degli owner che sono una famiglia, è un concetto che si è spostato anche ad un concetto di famiglia più allargata, fatta anche di altri stakeholder. Mi sto riferendo ai designer che collaborano con noi, agli architetti, agli stessi brand che ci scelgono per loro lanci o addirittura negli ultimi tempi per le loro addirittura sfilate di moda. Ma per un concetto più ampio direi anche agli stakeholder più importanti che ci sono, cioè i visitatori, perché noi vediamo proprio nelle varie città questa famiglia rinascente che è chiaramente ben identificabile. Questo nome, questo participio presente, che veramente fu un'intuizione grandiosa di D'Annunzio, in realtà è una cosa talmente simpatica, talmente ben voluta, talmente amata, che lo stesso visitatore percepisce l'azienda come un punto di riferimento irrinunciabile nella città. D'altronde l'atteggiamento che ha avuto Rinascente, cioè di non essere una catena di negozi, bensì una collezione di negozi, vuol dire che crea dei negozi che hanno un DNA riconoscibile comune, ma che è assolutamente ben inserito nella città che lo ospita. Se oggi noi frequentiamo, entriamo a Catania, a Palermo, a Milano, a Monza, a Torino, a Firenze, a Roma, vediamo delle realtà che sono molto riconoscibili, che si percepisce il DNA comune, però vediamo delle realizzazioni di negozi che sono completamente diverse uno dall'altra. Cerchiamo di intercettare i pilastri di ciascuna città, i punti forti, esaltandoli e quindi utilizzandoli e quindi avendo un grande rispetto per loro. Se voi pensate al nostro negozio, è come un grandissimo editore che fa esprimere in primo luogo i brand, poi i propri collaboratori e poi financo i visitatori. Quindi noi ci siamo definiti all'inizio del decennio come una casa di brands. Oggi direi che questo concetto è ancora valido, ma è stato molto ampliato. Siamo diventati alla fine una casa di valori. Valori come la diversità, la creatività, l'emozione, il rispetto e la ricerca anche. Sono tutte cose che abbiamo messo dentro come ingredienti della nostra azienda, naturalmente con un grande supporto delle famiglie proprietarie, e che alla fine hanno creato un'azienda che migliora non soltanto se stessa, ma anche l'ambiente in cui viene inserita, il quartiere, il distretto, le strade intorno, il livello del commercio del centro città. Noi siamo sempre in centro città, su palazzi storici. Naturalmente abbiamo anche saputo trasformare volta, anzi sempre, dei palazzi fatiscenti in cose bellissime. Pensate all'esempio di Tritone, pensate recentemente all'esempio di Torino. Quindi non soltanto un'azienda che vende dei prodotti, dei vestiti, dei profumi e degli oggetti per la casa, ma anche un'azienda che ha in mente bene tutto il suo ambiente circostante e cerca di migliorarlo e anche di utilizzarlo. Perché impresa familiare? Perché la famiglia ha le origini di un'attività economica? Innanzitutto perché in un regime sotto-istituzionalizzato, cioè con poche regole, con una difficoltà nell'applicazione di contratto, nel rispetto di norme, potersi fidare dei propri familiari, dei propri figli, dei propri fratelli, rappresenta un abbassamento di quelli che vengono chiamati costi di transazione, cioè costi d'uso del mercato, fondamentale. Le prime grandi multinazionali nella storia dell'umanità che noi conosciamo, la più importante è sicuramente quella dei Medici, no? Aveva diverse filiali, a capo delle quali c'erano diversi esponenti della famiglia, proprio perché non era necessario sottoscrivere dei contratti e fare applicare questi contratti, cosa che per diciamo l'universo internazionale dell'epoca era impossibile, ma la fiducia era alla base quindi di questa costruzione. La stessa fiducia veicolava le informazioni che quindi passavano tra i diversi membri della famiglia erano informazioni a costo zero.
La famiglia quindi è un elemento centrale per la gestione delle informazioni, per evitare le asimmetrie informative, i costi di agenzia, ma anche proprio per l'organizzazione della forza lavoro. La famiglia artigiana, la famiglia anche contadina, diciamo ancora prima. E questi stessi meccanismi di contenimento dei costi attraverso i vincoli di sangue sono quelli che poi diciamo hanno dato vita alle più importanti merchant banking internazionali che sopravvivono. Erano tutte fraterne, no? La Lehman Brothers, o la Lazar Frères, Lehman Brothers scomparsa oramai da un po' di tempo, erano proprio queste e sono diventate società per azioni solamente quando il mondo anglosassone è dovuto entrare nel sistema europeo, altrimenti erano forme di appunto partenariato, cioè erano delle società in nome collettivo, proprio perché questo veicolava altre informazioni. Come grande magazzino, come negozio, abbiamo il market research più accurato al mondo. Se tu sei capace di leggere le tue vendite giornaliere del giorno prima, della settimana prima, del mese prima, sai come si muove la gente, sai a che ora fa shopping, cosa sta comprando, che prezzi, che materiali, che colori, casa, moda, cibo, sai tutto. Questa informazione è l'informazione prima che aiuta i designer, gli architetti, i costruttori, i fabbricanti a sviluppare il loro prodotto e a sviluppare quello che poi sarà il lifestyle di tutte le persone. E tutti vogliono essere presenti o partecipi in questa miniera di conoscenza, accuratissima e aggiornatissima. Questa famiglia aiuta la crescita della Rinascente. È una famiglia che si riunisce quasi quotidianamente, che discute, che fa programmi e che sviluppa. È una famiglia molto molto unita e ti devo dire che è molto desiderata, nel senso che tutti vogliono partecipare, tutti vogliono essere parte di questo successo. Sai, a differenza delle grandi scuole, delle grandi università, qui hai la quotidianità, hai le informazioni tridimensionali del momento, sei alla prova sul pezzo, sei on front line, hai studiato, hai imparato e vuoi mettere in pratica tutto quello che hai appreso nei tuoi anni di studio. E come serbatoio, come piattaforma, come palcoscenico, come teatro, la Rinascente ti dà un'opportunità enorme, perché sei a contatto finalmente con il cliente finale. Milano è sempre stata una città policentrica dal punto di vista produttivo e quindi ha sempre mostrato una grande varietà, diciamo, settoriale, ma anche una grande varietà nei modelli di organizzazione dell'impresa. Nella storia industriale della nostra città hanno convissuto grandi aziende di tipo manageriale con altrettante numerose aziende di tipo familiare, diciamo più tradizionali. E io penso che questa varietà sia stata positiva, nel senso che la diversità alimenta la resilienza e di questo oggi abbiamo molto bisogno, quindi la possibilità di avere settori e modelli che perdurano e vincono nelle fasi in cui altri modelli, per ragioni anche esogene, diciamo di contesto, sono messi in crisi. Oggi il tema della durata temporale, diciamo, delle scelte decisionali, non soltanto nelle imprese, ma io credo in generale da parte di tutte le organizzazioni, è un tema rilevante. Abbiamo bisogno di ragionare su un periodo medio e lungo, perché il breve periodo è messo in discussione dal contesto, e la convivenza di modelli e forme di organizzazioni, diciamo, forme di vita delle imprese differenti è una ricchezza che credo giocherà a vantaggio della città di Milano in prospettiva. Noi come amministrazione comunale negli ultimi tempi abbiamo molto insistito sul tema dell'incentivo al rientro nell'area urbana di attività produttive di tipo manifatturiero. La manifattura fa parte della storia industriale di questa città e negli anni, diciamo, della globalizzazione, ancora prima, negli anni della crisi del modello fordista, l'abbiamo vista scappare, diciamo, dalle aree urbane.
lontane dalle cinture amministrative della città, ma oggi, diciamo, grazie anche all'utilizzo delle nuove tecnologie che consentono di produrre anche in piccoli spazi con bassi impatti ambientali dentro le città, questo è un tema su cui stiamo molto lavorando. Anche nella direzione di valorizzare quel tipo di attività imprenditoriali di natura artigianale, spesso, diciamo, gestite con modelli familiari, che grazie all'innovazione trovano una nuova vita, diciamo, una nuova vocazione. Manifattura Milano è il nome del programma politico-amministrativo che la città ha intrapreso a partire dal 2016 con l'arrivo del sindaco Sala e che stiamo portando avanti, e io penso, diciamo, sia uno degli elementi ulteriori che arricchiscono questa varietà, questa diversità produttiva su cui si baserà, diciamo, la ripresa nella fase post-pandemica. Abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di far convivere diversi modelli artigianali e industriali a vocazione manageriale e a vocazione familiare e con orizzonti temporali diversi. Proprio perché da questa varietà e da questa diversità può nascere, diciamo, la capacità della città di resistere agli shock esogeni e immaginare, diciamo, un futuro diverso, che è sicuramente un futuro in cui il ruolo della cultura d'impresa, come sempre è stato, giocherà la sua parte, diciamo, dentro una costruzione sociale che ovviamente vede l'impresa a fianco di altri attori nel progettare la convivenza, diciamo, proprio la convivenza sociale oltre che economica nella nostra città. Le famiglie hanno saputo molto spesso conservare la memoria e lo hanno fatto anche nel passaggio complicato che ha investito buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, dalla famiglia d'origine, che gestiva, a imprese che hanno la famiglia come azionista e i manager come gestione. In questa commissione, tra le radici e lo sguardo lungo sul futuro, e la capacità di gestione competente, tecnicamente legata all'evoluzione dei mercati, io credo che sia una delle ricchezze fondamentali del panorama italiano. Dal punto di vista della cultura d'impresa, c'è un sedimento che si va via via aggiornando, non soltanto la nostalgia di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto la forza nella consapevolezza della propria storia di quello che potremo continuare a fare. In Musei Impresa abbiamo 96 iscritti. Siamo un'associazione densa di storia e contemporaneamente molto consapevole che i musei e gli archivi d'impresa sono una funzione aziendale. Servono non soltanto a tramandare memoria, ma soprattutto a costruire futuro, cioè a mettere a disposizione dell'impresa nei suoi vari settori, ricerca e sviluppo, il marketing, la comunicazione, tutto il patrimonio, l'heritage, l'eredità viva di quello che un'impresa ha fatto e sta continuando a fare. Consapevoli come siamo, che quello che oggi è conservato nei musei e negli archivi è una dimensione che quando succedeva era l'innovazione. Ecco, noi siamo testimoni dell'importanza dell'innovazione. C'è una frase che ci piace molto ripetere ed è una frase sulla tradizione. E dice così: la tradizione non è custodia delle ceneri, ma è culto del fuoco. L'ha detta Gustav Mahler, un uomo che ha profondamente trasformato la musica a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Noi siamo molto legati a questa idea della tradizione. E siamo legati alla consapevolezza che la cultura delle imprese ha un'altra caratteristica importantissima che vale la pena conservare e tramandare, e cioè quella di una grande cultura politecnica. Una cultura in cui, cioè, si vanno innestando i saperi umanistici che stanno anche molto dentro i sistemi di relazione tra le persone. Le imprese sono persone. E le conoscenze scientifiche. Ecco, di questa sintesi, potremmo dire di questa sintesi da umanesimo industriale o umanesimo tecnologico, le nostre imprese, le imprese italiane, sono delle straordinarie protagoniste di memoria e di futuro.
cultura politecnica, cioè la capacità di usare tutte le conoscenze e le competenze possibili per adattare le forme dell'impresa al mutare dei tempi. I tempi del consumo, i tempi della produzione, i tempi del rapporto con la società. Ragionare di cultura d'impresa oggi, in un momento di grandi difficoltà, significa scommettere sul futuro. Una scommessa in cui c'è una linea guida molto forte che le imprese italiane trovano profondamente in sintonia con il nostro modo di essere. Ed è quello che ci sta dicendo in questo momento l'Europa. Il progetto dell'Europa si chiama Recovery Fund e ha un titolo che è un programma politico, Next Generation. Un investimento massiccio, mai così grande come adesso, su green economy e digital economy, e cioè ambiente e sostenibilità e innovazione, che per i giovani vuol dire scuola, formazione, ricerca, vuol dire cultura scientifica, vuol dire cultura umanistica, vuol dire capacità di pensare un futuro che oggi bisogna cominciare a costruire. Uno dei soggetti fondamentali di questa costruzione sono le imprese. Ecco perché nelle settimane della cultura d'impresa abbiamo molto insistito sul nostro essere attore fondamentale del capitale sociale positivo, che innerva le comunità e che ha un'idea in cui le culture del mercato, della competizione corretta e del merito, la selezione delle capacità, sono pilastri fondamentali. Per poter essere sui mercati, come gran parte delle nostre imprese fanno, bisogna avere tutte queste caratteristiche messe insieme. Musa Impresa custodisce la memoria di quello che abbiamo fatto e, proprio perché custodia la memoria, costruisce un pezzo delle possibilità di futuro.